Buongiorno ragazzi, oggi video super speciale riguardante il videogioco The Crew 2. Siamo alla guida subito di una Porsche GT3 RS. Questo gioco uscirà il 29 di giugno e io, avendolo provato così tanto tempo prima, ragazzi, non posso purtroppo farvi vedere determinati veicoli, determinate gare, determinati tracciati. Non sono abbastanza ristretto nel farvi vedere tutto quello che ho provato, perché ho avuto l'opportunità di provare questo gioco in anteprima per parecchie ore. Abbiamo fatto tutorial, abbiamo fatto tante belle cose che purtroppo non posso farvi vedere, sennò spoilerò troppo il gioco. Comunque in questo video vedrete auto, moto, motoscafi e aerei. Vedrete tante tipologie di auto, di moto soltanto una, di barche due. E vi dirò appunto le mie impressioni, com'è la guidabilità di questo gioco, cosa hanno migliorato a mio avviso. E quindi ragazzi, iniziamo subito a tupparci dentro, perché la guidabilità a me è piaciuta veramente tantissimo. Qui appunto, essendo su un Porsche GT3 RS, si intraversava veramente in una maniera impressionante. Dentro poi all'abitacolo sembrava di essere proprio dentro, cavolo, nella realtà. Ditemi subito poi chi di voi ha giocato al primo, se volete altri video riguardanti questo secondo capitolo appunto che vi porto qua sul canale. Ditemi tutto quanto sotto giù nei commenti, anche cosa ne pensate dalle immagini che vedete. Purtroppo non potete provarlo come ho fatto io, ragazzi, però ditemi un po' le vostre impressioni. Qua appunto siamo con il secondo motoscafo, prima eravamo in mezzo ai canyon, qua adesso dentro la città. Come vedete cambia tantissimo, anche questo non so se posso dirvelo, però da cambiare da un veicolo all'altro è una cosa eccezionale, non posso dirvi nient'altro, credo, o meglio, non vorrei incappare in quattro legnate da parte di Ubisoft, quindi meglio che non vi dico nient'altro. Però sì, passare da un veicolo all'altro è tanta roba, è veramente elettrizzante. Qui siamo appunto con l'aereo, e anche andare in prima persona con l'aereo è bello, con tutta la cloche, con tutto quanto. Poi c'era il tutorial dove ti insegnano un attimino come fare i voli a coltello e quant'altro, però se siete passati da GTA come ho fatto io, ragazzi, guidare l'aereo non è assolutamente nulla di difficile. Qua invece siamo con il mega pick up, con una gara in off-road. Anche qua tantissimi e tantissimi veicoli da poter scegliere in off-road. Qui ero, diciamo, in singolo, ero io contro il computer. Poi vedrete adesso in questa clip i VIP ITA 060508. Qui eravamo in locale perché ci eravamo divisi in squadre da 4. C'erano anche i ragazzi di Melagodo, dove si combatteva all'ultimo sangue. E anche qui, raga, a me The Crew piace tantissimo per la grafica, perché è veramente una cosa favolosa. Ci sono tantissimi tracciati, tantissime auto di ultimissima generazione. Non, questa non è di ultimissima generazione, perché è da fuori da tantissimi anni, raga. Stiamo parlando della Maserati MC12. Qui ero andato in questo circuito perché volevo vedere a quanto andava, e quindi ho sparato giù tutto il NOS nel rettone, e 330 km orari raggiunti e superati. Quindi veramente tante tipologie. Qui siamo con la Formula 1 dentro, cavolo, all'abitacolo. Tantissime tipologie di veicoli per tantissime esigenze dei vari giocatori, perché a uno non può piacere una cosa ma può trovarsi benissimo in un'altra. Qui ci sono tante tante cose, ragazzi, c'è drag racing. Che auto è questa? Scrivetemelo sotto giù nei commenti, senza sbirciare. Guardate qua che derapone atomico. Stavo dicendo, ci sono gare drag, ci sono gare drift, ci sono gare normali, ci sono gare di qualsiasi genere. E diciamo che questo gioco a mio avviso si caratterizza moltissimo anche per le gare drift. Qui anche con la Mega Aventador della Lamborghini, raga, strepitosa. A me piacevano tantissimo le gare drift perché ti danno proprio una goduria impressionante a guidare l'auto. Qui siamo con la moto, come vi dicevo a inizio video, raga, che come c'era anche in The Crew 1, le moto hanno una loro fisica particolare, quindi ti devi abituare, ti deve piacere lo stile di guida che c'è su questo gioco per guidare le moto. Agli inizi facevo appunto un casino impressionante, però ti devi adattare. Ci sono tante tipologie di moto, io qui stranamente ho preso il KTM, ma ci sono tante tante tipologie di moto, stradali, custom, Harley, c'è di tutto e di più. E qui adesso siamo con la modalità, a mio avviso, una delle più belle, che ti dà magari più goduria nel guidare, ovvero quella drift. Qui eravamo con l'R
X7 o come cavolo si chiama adesso, mi sfugge bene il nome, quella che c'era appunto in Fast and Furious, arancione, stupenda. E lasciate perdere che toccavo i muretti, però si guida veramente molto molto bene, cioè ti dà proprio la godura a metterti là e non serve tirare freni a mano, cioè tu acceleri e la macchina proprio parte, puoi fare i traversi lunghi chilometri, chilometri e chilometri, sfidare i tuoi compagni di squadra, i tuoi amici, puoi sfidare chiunque qua. E a me è piaciuta veramente tantissimo perché proprio ti diverti, prendi, ti diverti, vai nel tracciato, fai quello che vuoi, sali su di punteggio, non lo so, a me piace tantissimo quella modalità là, raga. Qui siamo invece sempre nel tracciato di prima, però con la Ferrari, con il bagnato, ultimissima Ferrari anche qua di ultimissima generazione, se non sbaglio era la 488, adesso non mi ricordo più, raga, però giusto per farvi vedere come sono le auto, con il mega spoilerone, com'è dentro, il suono, dentro l'abitacolo, cioè giusto per farvi vedere un po' tutto quanto. Quindi le mie impressioni, visto che il video adesso si sta per concludere, ragazzi, sono positive, tante auto, tanta varietà nel gioco, fatemi sapere sotto giù nei commenti voi cosa ne pensate, grazie mille Ubi, sempre per queste opportunità che mi date, e niente raga, io vi do appuntamento al prossimo video, statemi bene e alla prossima.